Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, obbedite all'algoritmo di YouTube, così aiutate a crescere questo canale. Tra l'altro vi devo ringraziare perché abbiamo superato le 30.000 visualizzazioni e le 1.000 ore di visualizzazioni, che è un ottimo traguardo, ma vedo che le iscrizioni ancora sono un po' pochine, quindi datevi da fare, cliccate quel pulsantino là sotto che per noi è benzina nel motore. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi bevo mentre vi parlo perché affrontiamo argomenti veramente tosti, perché oggi parliamo di cosa diavolo sta succedendo a Hollywood. Produttori che vogliono scannerizzare il corpo degli attori per poi poter usare le loro immagini digitali per sempre, attori e sceneggiatori in sciopero, mega blockbuster che floppano al botteghino, intelligenza artificiale che minaccia di prendere il posto degli scrittori, fuoco e zolfo che piovono dai cieli, fiumi e oceani che bollono, 40 anni di tenebre, eruzioni, terremoti, morti che escono dalle fosse, sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme. Insomma, abbiamo un sacco di cose da dire, quindi vai con la sigla. Camera and motherfucking sound. Dal 2 maggio scorso il WGA, cioè il sindacato degli sceneggiatori americani, è in sciopero perché non ha raggiunto l'NBA, cioè il Minimum Basic Agreement, con il sindacato dei produttori, che è un accordo triennale. La rottura tra i due player gira intorno alla controversia sui residuals nello streaming. Ne abbiamo già parlato, ma vi rinfresco un attimo la memoria. In passato, quando un film o l'episodio di una serie veniva trasmesso in televisione, all'interno di questo episodio o di questo film venivano venduti dei passaggi pubblicitari. Questi passaggi pubblicitari originavano un profitto che il network condivideva con gli attori e con gli sceneggiatori. Questo profitto veniva chiamato appunto residual. Se il film o la serie era una prima visione, il residual era una cifra considerevole. Con le varie repliche la cifra scendeva, ma era comunque una discreta fonte di guadagno, soprattutto per chi aveva lavorato a serie di enorme successo. Questo perché succedeva? Perché tra i produttori e gli artisti c'era un agreement, e questo agreement diceva: ogni dollaro che noi guadagniamo grazie al vostro lavoro verrà condiviso con voi. La gestione dei residuals a Hollywood non esiste da sempre, esiste dal 1960, anno in cui i produttori hanno iniziato appunto a pagare questi residuals a sceneggiatori e attori perché nelle case di tutti gli americani era comparsa la televisione. Fino a quel momento l'unica fonte di guadagno degli studios era il grande schermo, ma con l'avvento del piccolo schermo i produttori hanno trovato una nuova fonte di guadagno e gli artisti giustamente hanno detto: ragazzi, le facce e le idee sono le nostre, quindi condividete il cash. Non è stato tutto così immediato, infatti anche nel 1960 sceneggiatori e attori sono dovuti entrare in sciopero per ottenere quello che volevano, e cioè i residuals sui passaggi televisivi. Piccola curiosità: a gestire le contrattazioni tra attori e produttori all'epoca c'era un giovanissimo Ronald Reagan. Per 20 anni artisti e produttori hanno vissuto anni d'oro, fino al 1980, anno in cui in tutte le case degli americani è comparso il videoregistratore, e anche lì nuova fonte di profitto per i produttori e di nuovo artisti in sciopero per ottenere i residuals sulle videocassette. Quindi, come vedete, un format che si ripete. È successo di nuovo nel 2007. In quel periodo il motivo dello sciopero era la nascita del cosiddetto on demand, cioè invece di noleggiare il DVD fisico noleggiavi un film in streaming, e attori e sceneggiatori scesero in sciopero anche nel 2007 per chiedere i residuals sull'on demand. Tra il 2007 e il 2020 di nuovo anni d'oro e due nuovi player sul mercato.
che sono Netflix e Amazon Prime Video, ma questi due nuovi player giocano uno sport completamente diverso, cioè invece di farti pagare il noleggio del singolo film, loro ti fanno pagare un abbonamento. Paghi 10, 12, 15 dollari al mese e puoi vedere quello che vuoi. All'inizio della loro storia, Netflix e Amazon Prime Video erano contenitori di film e serie molto vecchi, i cui residuals erano talmente bassi da poter permettere infinite repliche appunto in rete. Ma per attirare sempre più abbonati, Netflix decise di produrre materiale originale, quindi serie e film prodotte proprio da Netflix. La prima serie a venire prodotta da Netflix è stata Orange is the New Black, una serie che racconta la vita in un carcere femminile. Orange is the New Black è stato un successo planetario e ha lanciato Netflix nell'iperspazio dello streaming, permettendogli di diventare un vero e proprio studios. Tant'è che dopo sono arrivate altre mega hit: House of Cards, Stranger Things, Ozark, Squid Game, Bridgerton, ma tutte queste serie hanno una cosa in comune. E la cosa in comune che hanno tutte queste serie è che i network tradizionali non le hanno volute produrre. Perché non le hanno volute produrre? Perché dopo un semplice calcolo costi-benefici hanno capito che nel lungo periodo non avrebbero originato profitto. Perché dico questo? Perché una TV tradizionale origina profitto vendendo gli spazi pubblicitari ed è difficilissimo vendere spazi pubblicitari in una serie che tratta temi comunque controversi o comunque serie dure, immaginate alla violenza di Squid Game. Netflix invece di queste cose se ne frega, perché l'unica fonte di profitto di Netflix e di qualsiasi altro streaming service è l'abbonamento. Però quando fai un patto con Netflix fai una specie di patto con il diavolo, perché Netflix per originare più profitto deve necessariamente ridurre i costi. Ridurre i costi di scrittura, ridurre i costi di produzione e soprattutto ridurre i costi di residuals. Infatti Netflix di residuals ne paga pochissimi. Come mai riescono a pagare pochi residuals? Perché gli streaming service sostengono che sia impossibile calcolare i residuals sull'audiovisivo messo in streaming. In televisione è semplice perché si utilizzano i dati Auditel, per i DVD era ancora più semplice perché i residuals venivano pagati per ogni pezzo venduto. Sulla TV via cavo ancora più semplice, in base al numero degli abbonati. E per lo streaming come funzionano i residuals? I residuals per lo streaming vengono calcolati in base all'intreccio di dati infilati in una tabella, dove vengono appunto intrecciati il numero degli abbonati fino a un massimo di 45 milioni di persone, la durata del film o della serie e il periodo di messa in streaming della serie o del film. Praticamente una supercazzola. No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Pefaldina, come antifurto, per esempio. Parliamo veramente di poche decine di dollari. L'attrice Kimiko Glynn, apparsa in 45 episodi di Orange is the New Black, ha da poco reso noto di aver guadagnato per questi 45 episodi dei residuals pari a 27 dollari. Squid Game ha portato a Netflix un profitto di 900 milioni di dollari. Il suo creatore Wang Dong-hyuk di questi 900 milioni non ha visto neanche un centesimo. Da poco intervistato dal Los Angeles Times ha detto: con Squid Game non sono diventato ricco, ho giusto i soldi per mettere il cibo in tavola. Quindi, come ho detto prima, comunque un artista che lavora con uno streaming studios fa un patto col diavolo, lo sa. Ma perché l'artista decide di fare il patto col diavolo? Perché all'epoca Netflix, Amazon Prime Video, questi streaming studios venivano visti come una sorta di rivalsa. Perché se il network tradizionale non ha voluto Stranger Things, io lo faccio su Netflix, ok, accetto di guadagnare meno, ma faccio vedere al mondo quanto valgo. Il problema è che poi questo grande successo sulle piattaforme streaming non si trasforma in un valore economico che poi l'artista può andare a spendere quando va a contrattare con le altre produzioni. Il grande problema di questo periodo storico è che 3 anni fa c'erano solo Netflix e Amazon Prime Video. Oggi tutti i grandi player si sono spostati sullo streaming. La TV via cavo negli Stati Uniti non esiste praticamente più, esistono solo le piattaforme streaming: HBO Max, Paramount Plus, Apple TV, Hulu, che è di proprietà della Disney, Disney Plus. Non esiste più la famiglia sul divano che accende la televisione e guarda quello che c'è, esiste solo lo streaming. Ma come è potuto succedere tutto questo? Cioè, come mai gli artisti si sono ritrovati
in un contesto produttivo in cui gli studios guadagnano sempre di più e loro guadagnano sempre di meno. Perché non sono intervenuti prima? Perché adesso lo sciopero? Beh, innanzitutto bisogna dire che questi agreement tra produttori e artisti sono triennali e che gli accordi che sono attualmente in vigore sono stati presi nei primi mesi del 2020. Non so se vi dice niente questa data, a me dice parecchio. È la data in cui il mondo è diventato prigioniero del Covid. Quindi i cinema sono chiusi, la gente è chiusa in casa, lo streaming diventa letteralmente l'unica fonte di guadagno degli studios. E cosa fanno gli studios? In fase di contrattazione chiedono agli artisti 3 anni di sacrificio. Gli dicono: ragazzi, rinunciate ai residuals perché tutto quello che abbiamo fatto finora verrà messo nello streaming. Per quanto ne sappiamo, domani il mondo finisce, non sappiamo come va a finire questa cosa. Fra 3 anni riprendiamo le contrattazioni da dove le abbiamo lasciate adesso. Ma il problema è che durante questi 3 anni, quindi tra il 2020 e il 2023, gli studios, proprio per il fatto di aver impigrito così tanto il pubblico che oggi si nutre solo di streaming, hanno fatto talmente tanti soldi che adesso in fase di contrattazione non vogliono spartire la torta con nessuno. Sono diventati avidi, anche perché i vecchi modelli sembrano non funzionare più. Cosa vogliono gli attori e gli sceneggiatori? Vogliono che si calcolino i residuals sulle ore di visualizzazione di ogni singolo film e di ogni singola serie. Ma su questo punto gli streaming studios non ci sentono. La risposta è no. Tant'è che lo sciopero degli sceneggiatori va avanti da più di 80 giorni e le trattative sono ferme da quasi 70 giorni, quindi non si stanno parlando proprio più. In questo momento mi state guardando su YouTube o mi state ascoltando su Spotify. Queste due piattaforme pagano dei residuals ai creator in base a un calcolo tra il numero degli iscritti al canale e le ore di visualizzazione di tutti i video creati dal creator. Perché ogni episodio vi stresso che vi dovete iscrivere al canale? Perché YouTube sotto i 1000 iscritti non mi dà un euro, però io non sono nessuno, accetto questo patto con YouTube e mi do da fare per raggiungere il mio obiettivo. Ma quando sei un attore o uno sceneggiatore che a Hollywood lavora da più di 20 anni e sei abituato al fatto che al tuo lavoro di ingegno o artistico viene dato un valore economico che non si perde nel tempo, certo diminuisce replica dopo replica, ma non arriva mai a $27. E poi da un anno all'altro ti dicono: guarda, devi fare dei sacrifici, i residuals non li paghiamo più, noi invece continuiamo a guadagnare grazie al tuo lavoro, a te invece diamo zero. Capite bene che dopo 20 anni che il sistema ha funzionato in un certo modo, ora non si può cambiare così all'improvviso a discapito di una sola professione. Perché questo comporta un enorme cambiamento proprio per come porti avanti l'industria. Ad uno sceneggiatore, prima dello streaming, bastavano 2 o 3 progetti all'anno per mantenere il proprio stile di vita. Oggi dovrebbe lavorare a 10 progetti all'anno, 12 progetti all'anno, ed è un'equazione, è un conto che proprio non può tornare. Tra l'altro a pagare la qualità del prodotto, perché se io lavoro con l'ansia che devo pagare la bolletta, io scrivo la prima cazzata che mi viene in testa, non sto a concepire il nuovo Breaking Bad. E questi sono gli scrittori. Per gli attori vale la stessa cosa, e quando dico attori non mi riferisco a quei 10 attori famosissimi che tutti possiamo nominare mentre mangiamo la pizza con i nostri nonni. Parlo di quei 160.000 membri del SAG, cioè lo Screen Actors Guild, il sindacato degli attori americani, che su quei residuals hanno basato il mutuo della casa, gli student loan dei figli e il fondo pensione. So che per la mentalità italiana è difficile entrare in questo contesto di attori, sceneggiatori, film, Hollywood, perché pensiamo che sia gente ricca a prescindere. Non è così. Quando guardate un film o una serie, ci sono 100 attori sconosciuti che guadagnano $200-300 per quella comparsata lì. Qual è il loro modus vivendi? Lavorano su 100 progetti in un anno e riescono a farsi uno stipendio. Per fare un paragone con una situazione che può essere più nostra, più italiana, è come se l'industria del welcoming, quindi tutti i direttori di albergo e dei grandi ristoranti, dicessero ai loro dipendenti: ragazzi, da oggi non vi pago più a ore, ma vi pago in base ai feedback del cliente e se mi date fastidio vi sostituisco con dei robot. Stiamo parlando di questo.
Quindi questo è un classico Mexican standoff, cioè ognuno fermo nelle proprie posizioni con le pistole puntate alla testa. Ma c'è un grande bubbone che aleggia sopra questo sciopero, e questo grande bubbone, l'ho già detto altre volte e lo ripeto, siamo noi pubblico. Sono convinto, e lo dico con amarezza, che se questo sciopero durasse un anno, a noi cliente finale di questa industria non creerebbe nessun fastidio, perché passiamo più tempo a scrollare i contenuti delle piattaforme streaming che realmente a guardare un film o una serie. Guardiamo un film o una serie quando non abbiamo nient'altro da fare, non perché le vogliamo veramente vedere. Vi faccio un esempio con lo sciopero del 2007. Lo sciopero del 2007 durò 100 giorni e colpì durissimo Hollywood. Colpì talmente duro che la serie Lost ebbe dei danni immani. Ai tempi le serie erano tutte di 24 episodi. Dopo lo sciopero del 2007, la produzione di Lost aveva sofferto talmente tanto che le serie successive, le ultime, quindi le più importanti, sono state ridotte a 16 episodi. Quindi cosa è successo? Che il pubblico si è disconnesso da questa serie e gli ascolti nelle ultime stagioni, che dovrebbero essere il picco, sono crollati. Questo è un danno che anche noi pubblico abbiamo vissuto. Oggi, se non ci fanno la quinta stagione di Stranger Things, ci riguardiamo una domenica pomeriggio che non abbiamo niente da fare le quattro stagioni precedenti. Siamo anestetizzati. Siamo in una specie di stato vegetativo, e la dimostrazione di questo stato in cui noi pubblico siamo finiti è il cosiddetto Floppywood, cioè il disastro che quest'estate sta vivendo il botteghino americano. La gente quest'estate non è andata al cinema, e ora vi spiego anche perché. Perché il pubblico tanto lo sa che se un film mediocre floppa al botteghino, tempo 10 giorni, lo mettono in streaming. Altro grande problema è che se lo stesso studio che mi ha messo il film al cinema è quello che io pago ogni mese per il servizio streaming, ma perché ti dovrei pagare due volte per lo stesso prodotto? E ovviamente mi riferisco a Disney. Ora, se si vanno a vedere gli incassi, sono comunque centinaia di milioni di dollari, ma dovete sapere che il profitto di un film è tutto un altro discorso. Un film a Hollywood, per fare profitto, deve fare in modo che la cifra che deriva dalla sottrazione tra l'incasso e le spese sia un terzo del budget stesso. Quali sono le spese per un film? Beh, ovviamente il budget, quindi il cast tecnico e artistico, il marketing e le cosiddette investor shares. Cosa sono le investor shares? Sono quei soldi che tu devi garantire a chiunque metta un euro o un dollaro nel tuo film. Le investor shares vengono calcolate in percentuale su diversi scaglioni di incassi. Nello specifico, il 20% degli incassi in Cina, il 40% degli incassi sul mercato internazionale, il 60% dell'incasso nel primo weekend domestico, quindi solo Stati Uniti, il 55% del secondo weekend e il 50% del terzo weekend. Esempio pratico, Fast X, che è un film che ha appena concluso la sua corsa nelle sale cinematografiche, budget di 440 milioni di dollari, incasso totale di 724 milioni di dollari. Le investor shares calcolati per questo film sono di 289 milioni, quindi budget più share fanno 729 milioni. Andiamo a sottrarre all'incasso, il film va in rosso di 5 milioni. Ma come detto prima, il profitto deve essere un terzo del budget, quindi nel caso di Fast X 146 milioni, a cui andiamo ad aggiungere i 5 di rosso, ecco calcolati quanti soldi ha perso la Universal con questo film: 151 milioni di dollari. Ma non è l'unico flop. Il remake della Sirenetta ha fatto perdere a Disney 160 milioni di dollari. Elemental, sempre Disney, 270 milioni di perdita. The Flash, Warner Bros., 260 milioni di perdita. L'ultimo Transformers, Paramount, 155 milioni di perdita. Indiana Jones, ancora Disney, 350 milioni di perdita. Sono circa 1 miliardo e 200 milioni di dollari bruciati. Qui bevo per dimenticare perché sono sotto shock.
Perché dico che questi soldi sono bruciati? Perché in passato almeno una parte di questi soldi sarebbe potuta rientrare con la vendita dei DVD e dei diritti televisivi. Oggi invece questi film verranno riversati nello streaming come dei rifiuti tossici e faranno profitto zero. Ma scommettete che faranno centinaia di milioni di visualizzazioni? Perché la gente avrà la percezione di vederli gratis, nonostante stia pagando comunque un abbonamento. Tutti questi numeri che vi ho sparato fino adesso vogliono dire una cosa sola: il sistema streaming è profondamente sbagliato. Non solo, anche il vecchio sistema è profondamente sbagliato. Bisogna assolutamente trovare un nuovo modo sostenibile di gestire la cinematografia. E la crisi c'è, non è che non c'è, la crisi c'è ma non si vede. Disney Plus nei primi sei mesi dell'anno ha perso 6 milioni di iscritti. Paramount Plus nei primi sei mesi dell'anno ha perso $1 miliardo di investimenti. Io mi chiedo da quale pulpito i produttori hanno interrotto le trattative dicendo agli artisti: qui comandiamo noi e dovete fare quello che diciamo noi. Comandano il Titanic, sta affondando tutto. Tra l'altro, proprio nel box office di luglio in America è comparso un film che sta sbaragliando la concorrenza e si basa su un modello di business completamente diverso. Sto parlando di Sound of Freedom. Sound of Freedom è un piccolo film, budget di circa $40 milioni, che sta sbancando il box office americano. Ma la cosa più interessante di questo film è la sua storia produttiva. Sound of Freedom è stato prodotto dalla Fox nel 2018 e poi si è perso in un limbo quando la Fox è stata acquistata dalla Disney. Sound of Freedom parla del traffico di bambini tra il Sud America e gli Stati Uniti, quindi non era proprio un prodotto disneyano ed era rimasto lì sugli scaffali, finché un piccolo studio attivo dal 2014 nello Utah, gli Angel Studios, non ha deciso di acquistare i diritti di questo film. Gli Angel Studios hanno una linea editoriale molto particolare: producono solo film a tema cristiano, quindi la vita di Gesù, degli apostoli, dei santi, una sorta di versione video della nostra Radio Maria. Acquisiti i diritti di questo film, cosa fanno? Lanciano un equity crowdfunding. Che cos'è un equity crowdfunding? È una colletta con guadagno, cioè tu ci dai 10, noi ti ridiamo 12. Questo equity crowdfunding ha avuto un grande successo. L'obiettivo era raccogliere $5 milioni per distribuire il film in più di 3.000 sale americane. Morale della favola: questo film esce negli Stati Uniti il 4 luglio, che è un giorno terribile per uscire al cinema perché la concorrenza è massacrante, e in quel weekend è il film di maggiore incasso. Sbaraglia tutti, sbaraglia Indiana Jones, sbaraglia chi doveva sbaragliare, si è mangiato tutti. Ad oggi il film ha incassato più di $90 milioni, essendone costati 40, farà sicuramente profitto anche per chi è all'inizio della sua corsa. Ma la cosa più figa che riguarda questo film è che gli Angel Studios si sono inventati il biglietto sospeso. Spiego: se siete in America potete andare sul sito degli Angel Studios e comprare un biglietto per vedere questo film, ma non per voi, per il prossimo. Sì, il cristianissimo concetto di prossimo. E se tu sei il prossimo, puoi andare sempre sul loro sito, compilare un form e entro 10 giorni, 2 settimane, ricevere i biglietti per andare a vedere questo film gratis, grazie alla generosità degli altri spettatori. Beh, io questa cosa la trovo geniale, anche perché ad oggi, solo di biglietti sospesi, questo film ha venduto $8 milioni di tickets. Questo dimostra che dei nuovi modelli di business esistono, ma il concetto deve comunque partire da una buona idea. Il film deve essere bello, il film deve essere buono. Ovviamente Sound of Freedom ha delle buone recensioni, quindi vuol dire che è anche un buon film. Quindi anche voi, cazzo studios, aiutateci a recuperare quella voglia di andare al cinema a vedere un bel film, perché sono troppi anni che andiamo al cinema e rimaniamo non delusi, ma proprio ci addormentiamo. Ma perché un film sia bello c'è bisogno che chi ha l'idea, chi lo scrive, ci metta passione e, come ho già detto, non l'ansia di dover pagare la bolletta del gas. Tra l'altro, quest'anno, senza andare a toccare film un po' più d'autore, abbiamo avuto dei popcorn movies che erano anche dei bei film. John Wick 4 era un grande film, Spider-Man Across the Spider-Verse è un grande film, anche se non mi è piaciuto, I Guardiani della Galassia 3 è un film con le palle. Quindi di gente brava ce n'è, bisogna dare loro il giusto valore economico.
Gli streaming studios devono necessariamente trovare il modo di pagare i residuals agli attori e agli sceneggiatori. Da poco Netflix ha lanciato una sorta di Auditel per lo streaming. Prende le ore totali di visualizzazione di un film o di una serie e le divide per la durata di quel film o della serie. Esempio, se un film arriva a 80 milioni di ore di visualizzazioni e dura 2 ore, facendo un calcolo viene fuori che ipoteticamente 40 milioni di persone hanno visto quel film. Ma io mi chiedo, perché non basare su questi calcoli appunto il calcolo dei residuals? Qual è il problema? Tra l'altro, con questi numeri, 40 milioni di persone, basterebbero 20 centesimi a persona per raggiungere un residual di 8 milioni di dollari da destinare agli artisti. Qual è il problema? Io non ci credo che non c'è un modo di risolvere questo problema. Non so bene che cosa ci riserverà il futuro. Temo che questo sciopero durerà molto a lungo e non ho una gran fiducia in una buona risoluzione, perché temo gli studios e temo soprattutto la Disney. La Disney in questo momento è l'esempio più lampante del titano che si autodivora. Tutto quello che tocca la Disney va immediatamente in putrefazione. Il mondo Marvel, Lucasfilm, quindi Star Wars, Indiana Jones, la Pixar, tutto sta svilendo tra le mani della Disney, che, colpo di genio, proprio in questi giorni di sciopero scusate perché mi fa morire da ridere questa cosa, ha pubblicato le prime foto del remake di Biancaneve con un'attrice mulatta come protagonista e 7 creature magiche di diverso genere e altezza per non offendere nessuno. Ora io rido, ma qui c'è da piangere, perché non ci sono più i 7 nani, ma c'è un solo nano più altri 6 attori normali, uomini, donne, asiatici, afroamericani. Cioè, ma perché la Disney deve fare queste cose? Cioè, io non sono razzista, però mi chiedo, con questi cambiamenti culturali, che storia vuoi raccontare? Che i fratelli Grimm, che hanno scritto Biancaneve seguendo la loro cultura e la loro mitologia mitteleuropea nel 1812, non hanno avuto la sensibilità di includere le minoranze etniche? Ma perché non ci possiamo ribellare a queste cazzate? Disney, ti prego, smettila, perché hai già perso 6 milioni di iscritti, quest'estate al box office hai perso 800 milioni di dollari, io direi che puoi anche smetterla, basta. Ok, siamo arrivati alla fine di questo agitato episodio, voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Lasciatemi i vostri commenti qui sotto il video, mettetemi piace e mi raccomando iscrivetevi, perché voglio i residuals di YouTube. Allora, durante questo episodio mi sono dissetato con una Astro Session IPA di Ritual Lab, perché avevo bisogno comunque di una birra leggera profumata che mi dissetasse e che mi calmasse, perché questi argomenti mi agitano non poco. Nel prossimo episodio faremo un esperimento che in parte mi sembra divertente, ma in parte potrebbe essere anche molto inquietante, perché chiameremo in causa l'intelligenza artificiale. Quindi, dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevela prima. E boicottate la Disney.